La classica cartina di Tornasole dopo l'ottima prova di Ravenna. Il Pescara non tradisce le attese, sfodera per qualità, organizzazione e sacrificio forse la migliore prestazione stagionale. Spalla piegata per 1-0, vittoria dunque col minimo scarto, ma risultato che nelle proporzioni non fotografa con nitidezza l'andamento della contesa. Il match winner migliore in campo, Francesco Dettori, e il tecnico Eusebio Di Francesco. Stavo bene, poi ripeto, io vivo molto sull'entusiasmo, quando parto bene riesco poi a fare delle cose importanti, mi sono reso utile anche a centrocampo, ecco, dove magari avevano bisogno anche in fase di copertura. Non è un bel vedere, eh? No, è un bel vedere, guarda, credimi. Non mi fa onore. Senti Eusebio, a parte le battute, complimenti davvero sinceri per questa prestazione, un Pescara in netta crescita, non ci sono dubbi. Sì, contento anch'io della prestazione, anche se dico sempre che in questo momento si sta vedendo un pochino il lavoro della settimana. Per me è importantissimo che un allenatore gratificano queste prestazioni, però sono convinto di una cosa, che bisogna rimanere sempre con grande umiltà, con i piedi per terra, continuare a lavorare nella stessa maniera. Tornerai a correre? Adesso vorrei correre col Pescara, poi per me c'è ancora tempo, sono giovane. Imbattuta da più di due mesi, la Spal non erige barricate, gioca a viso aperto e si rende subito insidiosa. Esterno di Cipriani che precede Olivi, riflesso di Pinna. Sul versante opposto comincia l'incredibile pomeriggio di Marco Sansovini. Qui esplode il sinistro a colpo sicuro. Migliorini devia in modo fortuito, tira un sospiro di sollievo Capecchi. Il portiere della Spal costretto tuttavia ad arrendersi al minuto 10. Inglese gestisce con intelligenza, vede Coletti, lo serve. Destro da fuori, l'estremo Estense non è impeccabile. Dettori controlla e cambia la storia di un match che da qui in poi sarà intenso e divertente. Il Pescara vuole tenere a distanza di sicurezza l'ex Bazzani e il compagno di reparto Cipriani. Rischia qualcosina con la difesa alta, ma c'è ancora Pinna, questa volta in uscita proprio su Cipriani, scattato in posizione irregolare non rilevata dal secondo assistente Veccia di San Benedetto del Tronto. Bravissimo invece al 25esimo il direttore di gara Pasqua di Tivoli, l'unico per fortuna ad accorgersi della furbata antisportiva dell'attaccante ospite con destrezza. Infatti Cipriani si aiuta con la mano, tocca il pallone di quel tanto da mettere fuori causa Pinna ed infilare la porta. Vizio di forma e di sostanza, cartellino giallo per la punta spallina. Dopodiché soltanto Pescara che sfrutta benissimo l'asse di sinistra Dettori Petterini, Ghetti provvidenziale su Sansovini, successivamente imbeccato da Zanon, volé e palla che tocca terra, si impenna e sfiora il montante. Sulla piano del gioco i progressi sono quasi mostruosi. Dettori ispira ed incanta, qui mette a sedere Quintavalla, potrebbe servire Sansovini ma la posizione è troppo invitante e Capecchi non si fa sorprendere. È un Pescara arrembante, scambio Mengoni Coletti, invito basso, sbroglia a Cabeccia. Sul fronte opposto 12esimo Pinna, portiere quasi zemaniano in uscita su Valtulina, e prima dell'intervallo applausi a scena aperta, fraseggio dello stretto, appoggio per Sansovini che accarezza il pallone sinistro a giro delizioso, specchio mancato di un niente. Paradossale, dopo primo tempo così, il Pescara in vantaggio di un solo gol. La ripresa si inizia con questo gioco di prestigio, protagonista Dettori che salta a Cabeccia e serve Sansovini, controllo e tiro radente, prodezza di Capecchi. Sono trascorsi soltanto 28 secondi. A sinistra i biancazzurri continuano a comandare il gioco, Dettori ispira, Sansovini per Inglese che da ottima posizione chiude troppo il compasso. Nel mezzo il brivido procurato da questo destro poderoso di Fabio Bazzani, mentre Pinna al sesto neutralizza il tentativo di Cabeccia. Inglese si fa apprezzare per la proprietà di palleggio, la sicurezza e la personalità con cui dà respiro alla manovra, ma malgrado tutto il risultato rimane in bilico. Le proteste di Zanon per questo presunto mani in area Estense di Migliorini. Da fuori ci prova senza esito Dettori, mentre la spalla si rende insidiosa con questo colpo di testa di Cipriani. La palla per chiudere virtualmente i conti capita però a Sansovini, numero su Zamboni, ma colpo d'esterno piuttosto velleitario. A Pasqua di Tivoli, assistente compreso, sfugge tuttavia la trattenuta dell'ex Vlado Smith ai danni dell'attaccante romano. Arrivano così le prime sostituzioni. Zappacosta
rileva Soddimo al 33esimo, Ganci rimpiazza Inglese. Zappacosta e il fair play non condiviso dai tifosi per un intervento tutt'altro che falloso di Tognozzi su Quintavalla. È un finale dunque all'insegna del pathos. 43esimo, Sembroni in luogo di Sansovini, difesa 5 in massima protezione per Pinna, impegnato da questa volée di Zamboni. In realtà l'unica vera insidia prima del grandestro di Ganci a lambire l'incrocio e del fischio finale che certifica una vittoria pesante, ma soprattutto una crescita netta, chiara, incontrovertibile.